Il secondo round dei trofei Wheel Up Motestate 2016 è andato in scena sullo storico circuito di Varano de Melegari, a 30 anni dalla prima edizione del 1986. È stata una domenica in cui le condizioni meteo hanno dettato i ritmi, soprattutto in mattinata, quando la pioggia incessante e il cielo plumbeo hanno costretto il direttore di gara a dichiarare lo stato di pista bagnata. Programma rivisto dunque, con modifica al numero dei giri di gara e all'orario di partenza. Fortunatamente intorno alle 13 le condizioni sono nettamente migliorate, consentendo a tutti di tirare un respiro di sollievo. Il sole ha così permesso di gestire e affrontare le gare come è giusto che sia, per non vanificare il lavoro e l'impegno di tutti i team. Il sole ha anche permesso al pubblico di trascorrere un bel pomeriggio sia sulle tribune che nel paddock. Salvato dunque questo ritorno del Motoestate sul Riccardo Paletti di Varano, dove il trofeo farà tappa anche il 7 agosto per il penultimo appuntamento della serie 2016. La categoria nuda ha aperto il pomeriggio di gare con un podio che ha rispecchiato in parte lo schieramento di partenza, con la pole position di Nicola Ruggero, giunto primo, e Rudy Gaggiolo sul secondo gradino del podio. Sorpresa invece per la terza posizione, agguantata da Gelsomino Papa, veterano da 38 anni sulle piste, che beffa Cristian Battini, terzo dopo le qualifiche. Tutto come da previsioni nella Mini Open, dove il podio rispecchia anche qui i primi posti sulla griglia. Bel terzo piazzamento per il pilota di casa Mattia Beatrizzotti, che forse senza un piccolo errore avrebbe potuto ambire a una posizione migliore in classifica. Meglio di lui solo Stefano Raineri e il vincitore Davide Suardi, primo anche della categoria Trofeo Lombardia. Nella classifica riservata alle 125 Open, vittoria di Davide Tirocino su Aprilia, seguito da Alessandro Galli, sempre su Aprilia, e Maurizio Longaretti su Honda. Nella Moto Estate e Moto di Serie 1000 la gara è stata con partenza ripetuta dopo appena due giri per la scivolata di un concorrente che ha obbligato i commissari ad esporre la bandiera rossa e un tutto da rifare. Nella 1000 Moto di Serie Giampaolo Cristini stacca di ben 7 secondi gli altri due protagonisti della gara, Oscar Tabella e Fabio Signorelli, che tra di loro mettono invece una manciata di centesimi. Con questo risultato Cristini si conferma leader della classifica generale dopo soli due round. Vittoria di Alessandro Traversaro nella 1000 Motoestate, dato per favorito, che rifila secondi a Massimo Boccelli e Massimo Cornero, autori comunque di una bella gara all'attacco. Nella 600 Moto di Serie è stata una bella gara combattutissima. Lorenzo Villamagna, dopo essere scattato secondo dalla pole position, prende il comando al giro numero 2 e una volta davanti a tutti impone il suo ritmo e domina totalmente. Alle sue spalle bella lotta tra Michele Filippi, Giorgio Besana e Andrea Carniglia, che si risolve con la scivolata di Filippi che lascia così via libera agli avversari che completano il podio. Nella categoria Challenge vittoria di Kim Aloisi, già secondo nel primo round di Franciacorta, che distanzia di ben 8 secondi Gabriel Zappa e Graziano Mele, un altro giovanissimo pilota. Nella 600 Motoestate, la categoria Open di queste cilindrate, è stata una gara in solitario per il poleman di casa Daniel Corradi, che allunga subito e passa trionfante sotto la bandiera a scacchi, chiudendo alla grande un weekend di gara praticamente perfetto. Dietro di lui la kermesse con un finale al cardiopalma deciso solo all'ultimo passaggio sul rettilineo tra Niccolo Rosso, Manuel Perseghin, Luca Bertoldo e Paolo Lolli. Alla verifica dei tempi la spunteranno Rosso e Perseghin, rispettivamente secondo e terzo, mentre Perseghin si aggiudica anche il premio come Best Under 25. La Race Attack 1000 è stata vinta da Roberto Carinelli, che vince la sua seconda gara consecutiva e si conferma leader assoluto di campionato. Secondo Mattia Puttini, seguito da Giuseppe Cucinella, che terminano a pari punti con Massimo Giglioli, precedendolo però in classifica grazie al risultato ottenuto in gara 2. Nella Race Attack 600 la grande sorpresa di Manuel Mozzacchiodi e Matteo Ricca, che si aggiudicano il primo e il secondo gradino del podio, mentre Giuseppe Tarquini si piazza solo terzo. Luca Maggio ha vinto per distacco gara 1, ma in gara 2 è stato vittima di una scivolata, dalla quale si è comunque rialzato, che però ha compromesso il risultato complessivo. Dopo le emozioni vissute al Paletti di Varano de Melegari, la serie si prepara per il terzo round stagionale in programma Modena il prossimo 10 luglio 2016.